Ci sono, vabbè, del pre-partita c'erano due aspetti un po', non che mi preoccupavano, però insomma che prima dell'aspetto tecnico. Uno era che purtroppo oggi è una, non purtroppo, oggi è una giornata particolare per Roma Sportiva, perciò non mi aspettavo il pienone. Si vede che gli scherzi del calendario di calcio e di basket ci hanno messo in questa, proprio il nostro esordio con questa giornata qua di calcio, però. E la seconda era che questo trend con Biella, no? Che ci ha sempre fatto un po' soffrire, anche dato dei dispiaceri in passato, allora volevamo magari un po' interrompere questa situazione. E chiaramente siamo molto contenti di avere vinto all'esordio, no? Ci tenevamo, sapevamo che era una partita chiaramente difficile, Biella avete visto, era proprio come me l'aspettavo. Una squadra con i due americani che chiaramente sono due ottimi realizzatori, una squadra che non molla mai, che domenica scorsa ha vinto contro Scavolini avete visto cosa ha fatto ieri, perciò voglio dire, sapevamo le difficoltà di questo. E poi parlavo dell'esordio in campionato a Bologna, ma oggi io in settimana, soprattutto negli ultimi due giorni, sentivo comunque nei ragazzi l'attesa di questa prima partita, perché comunque tutti, come vi dice, in casa, tutti come vi dicevo, ci teniamo a questa stagione particolarmente, e i giocatori negli ultimi due giorni, visto che erano un po' tesi, aspettavano anche loro questa prima partita, e devo dire che alla fine ci siamo presentati con una vittoria, con due punti importanti, con molto lavoro ancora da fare, come sappiamo, però io dico sempre che oggi abbiamo dimostrato di avere un'anima, un cuore, e dobbiamo non dimenticarci, ma pensare che il secondo quarto non dobbiamo essere quelli lì del secondo quarto, mentre primo, terzo e quarto, diciamo che dal punto di vista mentalità, aggressività, grinta, i valori che abbiamo messo, va bene. Sul resto penso anche che ho visto anche delle discrete cose in attacco, dobbiamo migliorare nelle palle perse, che anche oggi purtroppo hanno concesso loro qualche contropiede di troppo, però ci prendiamo questi due punti molto molto importanti, che ci danno fiducia per la prossima partita su un campo difficilissimo come quello di Montegranaro. Eri preoccupato? No, scusa, no, visto che... Prego. Scusa, non ci vediamo. Eri preoccupato in prepartita dalla loro forza nell'attaccare il canestro? Che difficoltà ci sono state, ma in tutti, a parte i due americani, anche Gigi ha faticato a tenere l'uno contro uno di Soragna, è una cosa che ti preoccupa, correggibile? E così chiudo la mia domanda: se credi che poi difensivamente sia stato l'ingresso di Donolly che abbia a un certo punto cambiato qualcosa, perché con lui in campo l'impressione è stata che, specialmente nelle situazioni di pick and roll, fosse un'aggressività. Allora, le situazioni di uno contro uno, bisogna dire la verità, tu hai detto di Sonania, e sono capitate quei due o tre uno contro Sonania su delle situazioni di recupero, perciò magari ci poteva anche stare, anche se io mi sono un po' arrabbiato perché possiamo tenerlo Sonania. Sui discorsi di uno contro uno degli americani, sono due bravi giocatori, non c'è niente da fare, cioè. Però io credo che se andiamo a rivedere la partita, veramente direi insufficiente il secondo quarto, dove abbiamo subito molti uno contro uno e abbiamo giocato con molta meno energia. Forse il discorso che nel primo quarto siamo andati facilmente a canestro, forse ci aveva forse illuso e ci ha levato un pochettino l'attenzione su quel discorso lì, che avevamo tutta la settimana, avevamo pensato che fosse l'aspetto fondamentale di tenere l'uno contro uno degli americani soprattutto. L'ingresso di Tonolli, se mi permettete, ha fatto una grande partita, e non voglio dare un merito come fosse un ragazzino, nel senso che dici Tonolli, perché no, Tonolli ha fatto una partita di sostanza, grande partita, ed è stato comunque nel break decisivo in campo, perciò faccio veramente
i complimenti a lui, ma chiaramente perché si è fatto trovare pronto, ha giocato minuti veramente di grande sostanza. Però ecco, quelli uno contro uno lì, voglio dire, da loro ce li aspettiamo, nel senso, però dobbiamo migliorare chiaramente. Senti, Tasic non l'hai rimesso perché l'ha voluto un po' punire per il problema del tecnico, è stata una scelta. Assolutamente no, cioè Tasic, abbiamo bisogno di Tasic, non sono quello che dà punizioni, chiaro che ha preso quel tecnico in un momento veramente importante perché eravamo avanti, mi ha un po' permesso di rientrare, però anche lui insomma, deve maturare, deve capire magari in quel momento lì magari di tapparsi la bocca, forse aveva ragione su quel discorso, però non, poi ho usato sia Slokar che Tonolli da 4 e in finale anche con Gigi da 4, con Datome, magari contro il loro pressing, ma assolutamente non era una punizione, ci mancherebbe altro, è andato in panchina con 4 falli e siamo andati avanti così. Dino, due cose, c'è molto da lavorare, dobbiamo lavorare, dal punto di vista psicologico sia sì, oggi anche nel momento di difficoltà, comunque la squadra è sul pezzo, insomma, nel momento di difficoltà non molla, magari in secondo quarto in altri tempi poteva essere, direi che poteva diventare più pericoloso. Ma e questo, secondo, ah, scusa, finisco, scusa. Sì, no, una considerazione sulla partita di Tucker. Ma allora, la prima è che questo dobbiamo, per prima cosa, io, lo staff e tutti, anche i ragazzi, devono lavorare proprio su questa cosa qua, sulla mentalità, su quello che abbiamo dentro, perché non sempre, io con un po' di esperienza dico, non sempre si può giocare bene, non sempre si fa canestro, allora prima ancora di oleare i meccanismi dobbiamo creare una mentalità dove troppe volte, ma non parlo solo dei miei giocatori, ma globalmente quando le cose non vanno bene si ci lascia andare o si creano scusanti o l'arbitro ha giocato poco, non ha passato la palla. Oggi noi stiamo lavorando sul creare una mentalità di avere una personalità e una forza interiore più degli altri, andare oltre i nostri errori, andare oltre se la palla ci gira intorno e non esce, questo, e oggi l'abbiamo dimostrato perché c'è stato un momento dove chiaramente potevamo anche, abbiamo subito due parziali abbastanza importanti, negativi, e siamo sempre tornati, anzi li abbiamo avuto. Partita di Tac e poi chiaramente lavoreremo anche su. Tucker chiaramente all'inizio ha subito molto la prestanza di Coleman, e questo come dicevo prima, lui mi sta stupendo perché in allenamento e anche nelle altre partite difensivamente è un giocatore comunque che si sbatte e che c'è. Oggi però all'inizio ha fatto fatica. Noi chiaramente non possiamo, l'ho lasciato in campo anche un po' di più di quello che magari in quel momento si meritava, anche perché non potevamo prescindere da Tucker, soprattutto in attacco. Però devo dire che poi quando lui, sai, Tucker fa delle cose che molto probabilmente da un giocatore come lui non si vedono, no? Cioè, non dico che rinuncia a dei tiri, ma tante volte fa solamente, muove la palla dove l'attenzione della difesa è su di lui, e oggi abbiamo, per esempio Gigi ne ha giocato parecchio, ha fatto dei tiri aperti, abbiamo qualche passaggio dentro ai nostri lunghi, magari se tutti si aspettano che è il Tucker che deve fare 20 o 30 punti, ma se lui è questo in attacco nel momento in cui si prende, ha messo comunque un canestro importante quando siamo andati a più 7 contro la zona, poi ha giocato per la squadra in attacco. Devo dire che oggi basta così, credo però che, come ha fatto vedere a Bologna, nel momento in cui deve prendersi delle responsabilità se la prende. Coach, io prima stavo guardando, tutto sommato le palle perse sono solo 29, quindi noi ce ne metteremo la firma, magari sono 9 palle perse, tutto sommato, cioè, ha concesso qualche contropenale, cioè, no, nell'economia sommato con quei diavoletti lì. È vero, è vero, io non voglio fare il perfettino o l'incontentabile, però ci sono delle palle perse e palle perse. Purtroppo abbiamo perso delle. Infatti volevo dire, 9 era, secondo me 9 era solo nel primo quarto. No, solamente in verso, sono strano, chiedo scusa.
sono 22. No, però ci sono, possono essere 9 o 22, ma ci sono palle perse e palle perse. Sono quello che dobbiamo chiaramente migliorare conoscendoci insieme, giocando insieme, e anche levarci qualche volta, cercate di capire un pizzico di egoismo, nel senso che, come dicevo prima di Tucker, no? Qualche volta si può fare magari veramente un passaggio in più, semplice, invece di andarsi magari a imbottigliare in uno spazio dove non c'è niente, forse perché in quel momento voglio prendermi un tiro e poi non so cosa fare e la butto fuori. Oggi purtroppo abbiamo subito due o tre contropiedi proprio in queste situazioni, e però insomma dobbiamo... 9-22, anch'io, ma mi stavi fregando, infatti lo stavo dicendo, noi ne avevamo contato 9 nel primo, nei primi due quarti. Sono sobrio, questa è una cosa drammatica, sono pure sobrio. Ti sembra, scusa, qualcuno, Antonio, avevi alzato la mano? No, sono sovrapposte le domande successive, erano quelle le cose. Oggi volevo anche sottolineare la prova di Crosarioli, perché anche lì non si è visto molto, ma nei minuti che è stato in campo è stata una presenza molto molto importante. È entrato anche alla fine del terzo quarto, dove è stato in panchina, dove era un momento difficile, si è fatto trovare pronto, in difesa è stato molto bravo nelle chiusure. Infatti mi piaceva sottolinearlo, perché comunque ha fatto una partita intelligente. È apparso un po' più ordinato. Sì, no, è stato... Io non è che mai vado a dare cose individuali, però come sono contento che Tonali sia stato il migliore in campo, mi fa piacere anche sottolineare la prova di Crosariol, perché magari non so se i numeri cosa possono dire, però dentro è stato molto, molto importante, interessante anche in certi momenti della partita. Va bene? Ok.